sulle foglie secche. Ho camminato in città con il medium cieco che riconosceva dai passi l'età di chi ci incrociava. Con il suo braccio appoggiato al mio camminavamo nel bosco e lui distingueva sulle foglie secche i passi diversi dei partecipanti del cerchio. Avvertiva a distanza l'avvicinarsi della trance e dei maestri immateriali. Dopo, con una fermezza incrollabile, progettavamo i giorni delle riunioni, sempre contraddetti dai maestri. Perché tutto è finito? Commento. Perché ogni cerchio ha una vita, che è la più giusta per il fenomeno e per chi ha bisogno del suo insegnamento.